Fare i conti con l'ambiente, conferenza su sport e ambiente con Jacopo Mutti del Circolo Vinicolo Vennate, a cui chiediamo appunto di raccontarci un po' le finalità, la storia, le vostre attività principali. Certo. Ora, il Circolo Vinicolo Vennate nasce nel 1946, nasce da appassionati con l'intenzione di allargare il più possibile il numero di appassionati di vela sul territorio. E siamo arrivati al 2015, in cui è una realtà molto consolidata sia dal punto di vista, diciamo, di base sociale, sia dal punto di vista di qualità sportiva. E abbiamo squadre giovanili, sono più di 40 ragazzi che girano il mondo ormai per competizioni internazionali, e contemporaneamente ci sono i ragazzi della base, quelli che sono vicini al circolo, quelli che soprattutto stanno in regione. Abbiamo degli allenatori che sono stupendi. E contemporaneamente organizziamo anche eventi sportivi, quindi da una parte è fortissimo il filone del Match Race, che segue Jacopo Pasini, pluricampione italiano. Quest'anno siamo riusciti a portarci in casa a Marina di Ravenna il campionato italiano assoluto, che sarà tra la fine di settembre e ottobre, e c'è una regata molto importante, Altura, che è la San Giovanni in Pelago, che sarà questo weekend. E quest'anno siamo riusciti a portarci una regata molto interessante, che è una tappa del trofeo Kinder Optimist, quindi si parla di bambini fino ai 14-15 anni. Si parla di più o meno 300-350 barche che verranno anche da fuori Italia. Facciamo 2 giorni di regata con 300 barche, l'ultimo giorno è a selezione, sono per le prime 16 squadre qualificate, e sarà il trofeo Festivela Raul Gardini, ed è un trofeo al quale teniamo tantissimo, perché ovviamente, come sapete, Raul Gardini è stato un personaggio importantissimo per la storia economica del territorio, ma anche per la storia velica italiana, e ci teniamo tanto a spingere su questo. Stiamo cercando di vedere se riusciamo a farlo in stile Stadio del Mare, per cui mettendo tribune sul molo. E diciamo, questo è quello che siamo al momento. Da noi si incomincia ad andare in barca, dai bambini fin dai 6 anni, soprattutto nel periodo estivo, e poi sono seguiti per tutti i 12 mesi dell'anno. Grazie Jacopo Mutti, fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.